è arrivato il momento di avere lei in trasmissione. Grazie per l'invito, Daniela. Che è la mia amica Valeria, che qualcuno ha anche osato scambiare per mia figlia. Ci hanno chiesto più di una volta. Non con l'età ci siamo, eh? Ma... cosa ci prepari oggi, Valeria? Prepariamo la scapece. Gallipolina, però, eh? Che cos'è la scapece? Allora, la scapece è questo piatto tipico delle feste. Delle feste patronali, delle feste no? Patronali. Street food, proprio una cosa che si trova sulle bancarelle. Esatto, nella sua versione gallipolina è a base di pesce, macerato nell'aceto. Perché? Diversamente? Perché altrove lo fanno anche con gli le ortaggi. Verdure, sì, ad esempio. Zucchina scapece. Esatto, a Napoli l'ho assaggiata la zucchina. Ma guardate che donna di mondo. Io viaggio. Tu nella vita cosa fai? Io sono una giornalista. Di cosa ti occupi? Di cronaca nera. Ecco, non si direbbe, no? Per preparare questa ricetta servono 500 g di pesciolini, 500 g di pane raffermo, qualche pistillo di zafferano, 500 ml di aceto, 200 g di farina, olio per friggere. Quindi cominciamo dal pesce. Mettiamo la farina. Te li passo? Sono sì, brava? Ma li devi toccare? Non vanno puliti, giusto? No, vanno fritti così, così come sono e vanno mangiati così, okay. Con tutta la testa. Prego. Allora, mettiamo questi pescetti così, in maniera... Sei molto brava. Sì. La valletta, sembriamo Mike Buongiorno. Vabbè, dai, uno lo metto anch'io. Beh, vabbè, già che ti sporchi. Ok, dai, basta. Mettiamo un po'. Adesso li setacciamo, così togliamo la farina in eccesso. Sì. Senti, quanto è divertente il tuo lavoro? Il mio lavoro a me piace tanto. Lo so. Quindi, vabbè, dire divertente sulla cronaca nera è un po'... Però è sicuramente impegnativo ed entusiasmante. Ma te sei una di quelle che vanno a caccia di notizie? Anche, ma sì. So che sguinzagli anche gli amici. Certo, gli amici mi mandano sempre delle segnalazioni. Sì. Però mi piace molto andare sul posto quando succedono gli eventi. Ok, andiamo a friggere. Tuffo il pesce nell'olio bollente, ovviamente il lavoro sporco sempre tocca a me. Quanto più piccoli sono, più costosa è la scapece. Lo sapevi? Sì. Ok. Abbiamo finito di friggere. Quindi adesso andiamo ad assemblare questa scapece. Abbiamo tostato del pane raffermo, l'ho tostato in forno e l'ho grattugiato grossolanamente. Andiamo a disporne uno strato sul fondo di un recipiente. Poi io avevo preparato questo qui che è aceto e pistilli di zafferano. Io per praticità l'ho messo in questo biberon. Quindi andiamo a bagnare, vedi il giallo che ci piace? Lei. Anche il profumo. Sì, è proprio scapece questo, eh? Pesce fritto, l'aceto, lo zafferano ed è subito festa della Lizza. Che poi la mangiamo solo in quell'unica occasione, una volta all'anno, poi, almeno sì, io. Sì. Mettiamo un po' di sale, ok, mettiamo un po' di aceto anche sul pesce. Pane, aceto. Lo vuoi fare tu l'ultimo passaggio? Ma sì, dai, sono pronta. Ah? Sì, ti senti pronta? Mi sento pronta. Ok, dai. Il tuo piatto preferito? A me piace molto la pasta con i ceci, che poi è anche... Ciceriettria, con la pasta fritta. Mi dimentico sempre del sale. Sì, ti abbiamo... Lascia, faccio io. Ok. Sono pronta. Lascia, faccio io. Così? A piene mani. Generosa, come sono tutte le donne di Puglia. Lo strato superiore deve essere bello ricco. Il sale. E io mi ci ficco, l'ho messo prima. Tutto pronto, guarda quanto è bella. Posso portarla a casa? La solita cercantina. E gira, 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 gira. La magia è fatta. Assaggiamo? Sì, con le mani. Ovviamente. Vai. Buonissimo. Ci vorrebbe una birretta qui, giusto? Di solito alla festa la beviamo con la birra. Però oggi invece ti ho portato una falanghina prodotta nel nord della Puglia e quindi voglio brindare con te a questa occasione speciale.
all'amicizia. E questa è la Puglia nel piatto. Metto in infusione i pistilli di zafferano nell'aceto per 2-3 ore. Infarino i pesciolini e li friggo in olio di semi. Trito grossolanamente il pane raffermo, leggermente tostato. In una pirofila dispongo i pesciolini fritti. Condisco con l'aceto aromatizzato allo zafferano. Copro con un abbondante strato di pan grattato. Bagno nuovamente con aceto. Ripeto l'operazione fino a raggiungere il bordo della pirofila. Bagno sempre il pan grattato con aceto.